Tursino, l'isola della vitalità della Croazia, è una calamita per i turisti e un hotspot per la fauna selvatica dell'Adriatico. Ma come molte zone costiere, anche queste acque cristalline sono invase dai rifiuti marini. Ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nell'oceano in tutto il mondo. L'inquinamento sta minacciando la biodiversità, diffondendo malattie e tossine in tutta la catena alimentare. Questi allievi di immersioni subacquee si sono offerti volontari per ripulire alcuni dei rifiuti accumulati nel corso degli anni. Ci immergiamo insieme per vedere il fondale marino disseminato di spazzatura, da bottiglie a bicchieri di plastica a pezzi di barche rotte. Sul fondo si vede un sacco di rifiuti, per lo più plastica, calze di nylon, tutto ciò che a volte si trova sulla spiaggia. Poi, quando il vento comincia a soffiare, finisce in mare. E c'è una grande domanda: chi pulirà tutto questo? Troviamo vecchie reti da pesca e gabbie che si accumulano sul fondo del mare. Una scoperta inaspettata, ma non sorprendente. Si stima che un quinto di tutti gli attrezzi da pesca finisca perduto o intenzionalmente abbandonato nei mari europei. Ci vogliono secoli perché si degradino e costituiscono un quarto di tutti i rifiuti marini d'Europa. Trovare queste reti abbandonate in mare e sollevarle in superficie non è facile. Questo pericolo per la fauna marina è noto come pesca fantasma. Sono come una trappola per molti organismi marini, si impigliano completamente. Questo particolare tipo di rete è fatta di nylon, che alla fine si trasforma in microplastica. Ed è così che finiremo per avere particelle di microplastica nel nostro corpo. Trovare reti fantasma e altri rifiuti marini può essere più facile con le nuove tecnologie. I ricercatori del progetto europeo Marginet lavorano qui, in Croazia e in Italia, testando un sistema di scansione subacquea ad alta risoluzione. È sostanzialmente un ecoscandaglio, con la differenza che non lavora da barca, da superficie, ma lavora dal fondo del mare. La barca si muove, la barca va via col vento, mentre questo strumento sta fisso al fondo. La sua testa ruota di 360 gradi e ci fornisce una mappa del fondale con una precisione centimetrica. Siamo in grado di vedere oggetti di questa dimensione. La barca arriva al sito di studio. I ricercatori abbassano l'ecoscandaglio, si immergono per posizionarlo correttamente sul fondale. L'ecoscandaglio scansiona la zona sottomarina. Il ricercatore a bordo controlla le immagini sullo schermo del computer. L'obiettivo è quello di utilizzare questa tecnologia per mappare i punti caldi di inquinamento, che possono poi essere ripuliti da squadre di subacquei professionisti. Una tecnica che può rendere le operazioni di pulizia subacquea più efficienti e meno costose. Mentre l'ecoscandaglio viene calato dalla barca, uno dei ricercatori fa un'immersione per verificare che il dispositivo sia posizionato correttamente sul fondo del mare. Questo scanner acustico è in grado di rilevare oggetti subacquei nel raggio di 150 metri, trasmettendo i risultati alla barca in tempo reale. Sullo schermo è proprio possibile vedere la forma tonda del pneumatico. Le corde, è possibile vedere la forma allungata di una corda. Il sistema può essere usato accoppiato con altri sistemi per individuare cosa c'è sul fondo e soprattutto in posti con acque non molto trasparenti. In questa parte della Croazia il mare Adriatico è estremamente limpido, ma la stessa tecnologia può essere altrettanto efficace in acque torbide come la laguna di Venezia in Italia. Le alte maree spesso lavano via i rifiuti dalle strade di Venezia e fin dentro i suoi famosi canali, ma le autorità locali e gli attivisti stanno combattendo il problema. Qui a Venezia e in altre città costiere del mondo gli eventi di pulizia sono diventati una tradizione annuale. Questa azione di volontariato è sostenuta da organizzazioni locali e internazionali. L'anno scorso l'Unione Europea, in collaborazione con l'ONU, ha mobilitato oltre 40.000 volontari in quasi 80 paesi per partecipare alla campagna EU Beach Cleanup. Plastic Free Laguna di Venezia è uno dei numerosi gruppi locali che hanno partecipato alla pulizia di quest'anno. Alcuni volontari hanno rimosso i detriti galleggianti dei canali storici, mentre altri hanno raccolto i rifiuti portati a riva dal vento e dalle correnti. Andiamo in barca all'isola di Murano, rinomata per la produzione del vetro. Ne troviamo una parte meno prominente, disseminata di immondizia.
Oltre a pulire, gli attivisti lavorano tutto l'anno per sensibilizzare l'opinione pubblica. Penso che una delle cose più importanti sia avvicinare le persone al problema dei rifiuti marini, farle ragionare su come trattiamo il nostro ambiente, cercare di ricreare un legame che è stato in qualche modo spezzato tra noi e il nostro ambiente nella civiltà moderna. Questa è la chiave per fare cambiamenti più grandi, molto più grandi che ripulire un piccolo pezzo di laguna. Il progetto di ricerca Marginet, che ha coorganizzato questa pulizia, ritiene che i rifiuti di plastica che non si sono potuti evitare dovrebbero almeno essere trattati come una preziosa materia prima. I sacchi di rifiuti che riportiamo da Murano non devono per forza finire in discarica. Ci viene promesso che vedremo come possono essere riciclati. Questa plastica esiste già, quindi bisogna raccoglierla, toglierla dal mare e riciclarla. Questo è quello che stiamo facendo con il progetto Marginet. Cerchiamo davvero di chiudere il ciclo e naturalmente di coinvolgere le persone e di sensibilizzare l'opinione pubblica. In un solo giorno di pulizia a Venezia, questa associazione ha raccolto quasi 3 tonnellate di rifiuti, tra cui centinaia di chili di plastica. I rifiuti vengono spediti alla Sintol, una piccola azienda vicino a Torino. Il loro prototipo di dispositivo decompone la plastica riscaldandola a 400 gradi in assenza di ossigeno. Pirolisi è l'unico sistema oggi conosciuto che permette di trattare dei rifiuti misti eterogenei senza necessità di pretrattamento. Come avete visto, sono stati semplicemente caricati così come sono stati recuperati dal mare. La plastica si fonde in olio di pirolisi grezzo, che può poi essere raffinato in combustibili. Così i pescatori, per esempio, possono riciclare le loro vecchie reti e la plastica raccolta in mare in qualcosa che si può usare. Questo è il prodotto finale che otteniamo dalla raffinazione dell'olio grezzo di pirolisi. In questo caso abbiamo un combustibile leggero, adatto a motori veloci, che può essere impiegato direttamente nei motori fuoribordo o entrobordo. C'è la speranza che lavorando insieme i ricercatori, gli attivisti e i cittadini in generale possano contrastare una delle più grandi minacce per gli oceani nel mondo. Se non riusciamo a fermare l'ondata di rifiuti marini, gli oceani in 3 decenni potrebbero contenere più plastica in peso che pesci.